Siamo con Enzo Bellia, primo di tutto amico, poi psichiatra, psicoterapeuta, gruppo analista, danzaterapeuta. Abbiamo molto lavorato insieme, abbiamo anche pensato insieme, abbiamo studiato insieme, riflettuto, scritto delle cose insieme. E questa sera volevo parlare con te di una parola, di due parole, psicoterapia di comunità. Nel 2010 è uscito un libro da Franco Angeli, proprio che è stato il frutto di tante discussioni quando noi andavamo a Napoli, no? Volevo chiedere a te, noi vogliamo aprire una rubrica su psicoterapia della comunità perché pensiamo che ha un orizzonte di futuro e tu sei uno dei padri che ha coniato questa parola che mi piace tantissimo, psicoterapia di comunità. Mi colpisce questa cosa perché in effetti questo libro ieri a Cosenza è stato citato da una cara amica, una buona, brava sociologa, antropologa, si chiama Ida Rende, e questo è avvenuto dopo due ore di danza aperta a tutti, dove fra le altre cose c'erano famiglie, nostri allievi, eccetera, e un paio di ragazzine problematiche, psicotiche, dove visibilmente stavano bene, ma c'era la comunità. Questa faccenda della psicoterapia di comunità credo che oggi sia una grossa sfida culturale innanzitutto, perché il mondo della psicoterapia è il mondo dell'intimismo al massimo del piccolo gruppo analitico, è il mondo di un tecnicismo psicodinamico. Psicoterapia di comunità, che significa? Quando l'abbiamo concepito significava la comunità cura, è il soggetto della psicoterapia, ma contemporaneamente anche la comunità è il destinatario della psicoterapia. E che significa quindi pensare alla psicoterapia per una rete relazionale, non per singoli individui? Che significa pensare che non è solo il tecnico illuminato che cura, anzi la funzione del tecnico è attivare la risorsa trasformativa, evolutiva della comunità. È una grossa sfida ai corporativismi delle nostre professioni, è una grossa sfida all'individualismo, è una grossa sfida a un mondo della, io ieri l'ho chiamato, della disabilitazione psichiatrica, che si parla di riabilitazione psichiatrica, ma ci sono dispositivi chiamati riabilitativi che di fatto disabilitano. E allora che significa restituire le persone che stanno male alla comunità e restituire la comunità alle persone che stanno male? Penso che è di questo che ci stiamo occupando, nei territori, nelle istituzioni, nei nostri studi, nella politica. Ieri si parlava anche di questo a Cosenza. Ma ti ricordi, noi prefiguravamo questa idea di poter pensare che la psicoterapia di comunità non era solo una cosa appannaggio di tecnici super specializzati, ma di tecnici che abbiano una grande competenza e esperienza professionale, ma anche di figure professionali nuove che possono dare il loro contributo, penso agli infermieri, tecnici di riabilitazione, altri educatori, che sia adeguatamente formato o in gruppo, lavorare in gruppo. Tante figure che non sono nemmeno dei professionisti della sanità. Qual è la questione, secondo me, che va affrontata seriamente? Che è quella poi della presa della responsabilità, e questa se la deve prendere lo psicoterapeuta formato, secondo me. Ma quale responsabilità? Quello di chiudere i pazienti nel cronicario di uno studio o quella di attivare, cosa molto più complessa, il potenziale psicoterapeutico di questa rete dove ci sta il riabilitatore, l'infermiere, l'educatore, l'artigiano, eccetera, eccetera. E per me è questa la faccenda. Se poi noi nel sottotitolo abbiamo scritto psicoterapia della comunità, clinica della partecipazione e politica di salute mentale. Sì, anche questa era stato... Vuoi un po' declinarla meglio, spiegarla? Le politiche della salute mentale in fondo sono quello di cui abbiamo appena parlato. Che vuol dire clinica della partecipazione? Ma per me intanto una cosa,
che io ho visto non tantissimi pazienti guarire quando hanno avuto dei grandi e mirabolanti insight, mentre ho visto un casino di gente star bene quando è aumentato il proprio potere contrattuale nelle relazioni, nel lavoro, c'è questa faccenda del potere che è fondamentale ed è legata molto alla dimensione partecipativa. Promuovere partecipazione significa restituire potere, reciprocità alle persone con cui lavoriamo, con il loro disagio. Però libertà e partecipazione, non è solo una canzone, non è solo uno slogan, è una cosa profondamente eversiva oggi. Ma ti ricordi, noi abbiamo molto riflettuto nell'introduzione del libro, che interessato può leggerlo, può richiederlo, è un libro della Franco-Angelo, avevamo riflettuto, ricucire le reti come titolo, no? Oppure l'arte di far parte, no? L'arte di far parte come partecipazione, alla fine poi abbiamo declinato psicoterapia di comunità. A distanza di anni, tu come lo senti questa? C'è un'evoluzione? Io sento che c'è un'evoluzione rispetto a quell'intuizione, che forse era troppo avanti, perché adesso si parla di gruppo multifamiliare, si parla di open dialogue, tutta una serie di dell'inclusione sociale, tutta una serie di della comunità terapeutica democratica, che noi l'abbiamo sintetizzato dentro un progetto di comunità e dentro un pensiero di psicoterapia, diventa qualcosa veramente trasformativo per l'individuo, per i gruppi e per la comunità nel sociale. Tu come lo senti allo stato attuale? Un po' per penso che è totalmente attuale, ma voglio dire, sto pensando a quello che sta succedendo in questi giorni. La follia, questa esplosione di violenza, questa colonizzazione di tanta patologia psichiatrica da parte dei fondamentalismi. E allora come le vogliamo affrontare situazioni mondiali di questo genere? Collettino, per carità. Con la comunità e con un pensiero trasformativo, che è un po' questo il concetto anche della psicoterapia. Grazie Enzo, grazie al tuo contributo.